Cosimo III de' Medici nel 1716 dette l'idea delle prime diocesi limitando delle zone di vino di alta qualità, e Carmignano è rimasta proprio quella zona dettata proprio da questo bando medicio. Poi Carmignano c'è un'altra particolarità che poi introducendo vini capirete. Noi abbiamo il Cabernet piantato fin dal 1500, motivo per cui ora va un po' di moda dire che Carmignano è un po' il padre dei Super Tasca, cioè noi facciamo il blend tra Sangiovese e Cabernet non per moda ma per tradizione, perché fu Caterina dei Medici quando si sposò con il re di Francia a importare le uve di Cabernet e piantarle, la famosa uva francesca, a piantarla nella zona. Per questo motivo il Carmignano ha l'obbligo di avere, qualsiasi DOC e DOCG della zona, l'obbligo di avere il Cabernet dentro il blend del vino. E ora all'epoca chiaramente non era Cabernet Sauvignon, perché Cabernet Sauvignon è nato circa all'inizio del Novecento, probabilmente sarà stato Carmenère o Cabernet Franc, comunque il Cabernet c'era. Questo è un po' il motivo per cui noi abbiamo appunto questa storia. Poi venendo all'azienda, tra l'altro l'introduzione mi è di dovere perché io sono anche il presidente del consorzio dei vini di Carmignano, quindi ho questa doppia veste, quindi tengo sempre a precisare quando comincio a parlare un'introduzione della zona nostra, che chiaramente è piccola però ha la storicità e quindi la qualità del vino è testata anche da questi documenti. Venendo alla mia azienda, allora fu il bisnonno di mio padre a comprare questo piccolo podere nel 1875, tant'è che sulla bottiglia vedete c'è un marchio con questa data. All'epoca erano contadini, insomma, facevano olio, vino, c'erano gli animali. Mio nonno gli ha continuato questa tradizione, io me lo ricordo quando ero un bambino, tra l'altro io avevo questa doppia casa, vivevo anche qui vicino e avevo la casa sempre a Seano, quindi stavo durante la settimana qui vicino, mi ricordo di Burbe, ed era già famoso per i salumi ad avere un bambino piccino così, e quindi questo è un po' un ritorno quasi alle origini, mi ricordo delle cose. E poi c'era questo nonno che faceva questo vino, l'olio, insomma, e ci sapevano. Poi con il tempo nel 1983 abbiamo cominciato, mio padre e mio zio cominciarono a fare un po' di etichetta, ma si faceva 1000-2000 bottiglie. Poi nel 97 io mi sono, diciamo, appassionato a questa cosa, a questo lavoro lì, allora ho piantato vigneti nuovi, ho fatto una cantina nuova, però nel frattempo ho anche altre attività, insomma non mi sono potuto dedicare full time a questo lavoro. E 2 anni fa ho deciso poi di programmare la mia vita per fare sì che io possa passare del tempo con questa, perché il vino se non lo fai con il cuore, anche perché è una cosa difficile, perché ogni momento cambia, cioè non è una cosa standard. Cioè a cuocere una bistecca, per dire, uno fa il fuoco bene, bene o male, e ci vuole 2 minuti e la viene più o meno bene. Il vino tutti i giorni, ogni annata lascia la sua storia. Piove, oggi c'è da trattare, ma è meglio aspettare 3 giorni, cioè è una cosa, la devi vivere, e portare l'uva sana in cantina è un'impresa, la dura tutto l'arco della curva di maturazione di questa pianta, e è il segreto poi di Pulcinella per fare il vino buono, cioè alla fine non ci si inventa niente, cioè un'uva sana e ben matura la fa sì che venga fuori il vino e poi la tua zona la genera. E al meglio che tu puoi fare, e questo è un po' tutto quello che il produttore di vino, cioè, ha l'ambizione di fare, cioè vedere obiettivamente. In questi giorni ho finito la vendemmia a Sangiovese proprio ieri, e vedere l'uva che arriva sul tavolo, è nata quest'anno, credo bellissima, l'uva molto sana, e una delle bellissime maturazioni. Qua abbiamo avuto un settembre delle escursioni termiche abbastanza importanti, questo fa sì che quindi la qualità del vino la cresce sempre, perché è proprio il clima ottimale della fine della maturazione, e vedere l'uva sul tavolo di scelta, che io scelgo personalmente tutta, e vederla tutta sana, che praticamente avrò scartato 20 kg di uva su 200 quintali di Sangiovese, quindi niente, cioè veramente 20 grappoli, ecco, niente di più, è una soddisfazione, anche venendo dall'annata l'anno scorso, insomma il Sangiovese era molto provato quando è arrivato in vendemmia. Chiaramente Sangiovese è la base dei blend, ora vi introduco un po' i vini, stasera state bevendo il Barco Reale, che è il primo vino che assaggiate, è un taglio, è il nostro, diciamo, vino d'annata, è una DOC comunque, e
il blend del mio barcoreale 90 sangiovese 10 Cabernet, e è il vino un po' sta al Carmignano, un po' il Rosso Montalcino sta al Brunello, e generalmente io esco sempre subito l'anno successivo alla vendemmia, quindi un vino abbastanza fruttato, non molto complesso, un vino da beva, un vino che sta bene un po' tutte le situazioni. Poi passeremo al Carmignano, che assaggerete l'annata 2013 e l'attuale in commercio. L'annata, il vino del Carmignano, cioè il Carmignano invece ha un blend diverso, un 70 sangiovese, 20 Cabernet e 10 Merlot. E noi quindi questo vino fa un po' di legno e viene messo in commercio il secondo anno successivo alla vendita. Poi passeremo alla riserva di Carmignano, che si chiama il Circo Rosso, anche quello il blend è lo stesso, chiaramente lì c'è una lavorazione un po' diversa, il vino rimane 24 mesi in barrica e poi fa un anno di bottiglia. Esce il terzo anno dalla vendemmia, per l'appunto l'introduzione al mercato è il 29 di settembre, il terzo anno successivo alla vendemmia, che è, quindi è di questa settimana l'uscita del 2012, voi assaggiate. E tra l'altro il patrono di Carmignano è San Michele, e quindi è proprio una tradizione ormai. Poi assaggiamo due annate vecchie, assaggeremo un Carmignano del 2005, all'epoca io la riserva non la facevo, quindi è un vino, lì facevo poche bottiglie e praticamente veniva un vino solo, che era una mezza riserva. E poi assaggeremo il Circo Rosso 2007, che è la seconda annata della riserva di Carmignano che ho prodotto. E questo vi farà una piccola carrellata di quello che può essere anche l'evoluzione dei vini con gli invecchiamenti, eccetera. E poi, se volete, insomma, qualche domanda, curiosità, mi piace anche parlare di queste cose, insomma, se avete curiosità anche sulle annate, oppure tipo di clima, vinificazione, insomma. Ora non sarò tanto bravo, ma sono un po' bravo. Grazie. Vedete, dopo mangiato si fanno le domande. Quando vengono.